Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Questa sera è intervista seduti in stile talk show per la presentazione di Riders Republic. Siamo con Michela Moioli, campionessa di snowboard, dobbiamo dirlo, e futura portabandiera alle Olimpiadi. Alla 2020. Cerimonia di chiusura, esatto. Nelle Olimpiadi 2022. Quindi tu sei giovanissima, tutti i giovani oggi giocano ai videogiochi. Come ci si sente? Sei emozionata per essere testimonia di questo videogioco dedicato agli sport outdoor? Beh, assolutamente, è una cosa nuova, particolare per me che vivo di sport all'aria aperta tutti i giorni, anche quando non mi alleno, mi piace andare in bici, mi piace fare qualsiasi cosa, e vederlo riprodotto nella realtà virtuale è qualcosa di diverso che mi piace anche da quel punto di vista. Prima, se durante la presentazione hai detto che nella tua visione da atleta tutti i movimenti erano stati riprodotti fedelmente, che la visione del videogioco era proprio quella che hai tu quando fai questi sport? Sì, infatti è la cosa pazzesca, perché diciamo che si sono evoluti tantissimo, infatti ti sembra proprio di vivere in prima persona una discesa in snowboard o una discesa in bici, e da un punto di vista anche di allenamento è allenante, perché comunque impari a vedere le linee, le velocità, la posizione del corpo. Può essere un modo, come usano nell'automobilismo i simulatori per migliorare la tecnica, per l'aspetto mentale. Dici che in futuro una cosa di questo tipo diventa totalmente fedele al videogioco e può essere utile in questo senso? Assolutamente sì, è un allenamento ideomotorio, di visualizzazione, quindi assolutamente. E sentivo prima, durante il lockdown hai giocato ai videogiochi, volevo sapere che rapporto hai con la tecnologia, qual è il tuo social preferito se usi questi canali di comunicazione? Beh, comunque io sono nata nell'era dei social, e quindi comunque fanno parte della nostra vita. Il mio canale preferito è Instagram, e invece con la parte di videogame sono un po' più carente. Sì, esatto, sì. Nel lockdown ho recuperato, però finito col lockdown sono tornata alla vita reale. Cosa ti piace di più di Instagram? Mi piace la possibilità di mostrare come sono e di rimanere in contatto soprattutto con i miei fan attraverso le foto. Secondo me attraverso le foto riesco proprio a raccontare qualcosa di me, ed è quello che piace, che cercano e vogliono leggere e sentire i fan. Vogliono uno spaccato di te che non possono avere da un'altra parte. Esattamente. Da un lato tu hai dei feedback dei tuoi... Esatto, poi io cerco sempre di rispondere a tutti, e infatti tante volte mi dicono wow, mi hai risposto, che figata, però ecco, non è una cosa, diciamo, che si riesce sempre a fare, però se posso io rispondo, perché mi piace proprio il contatto col fan. Anche durante la preparazione per anche dei periodi più impegnativi dal punto di vista sportivo, diciamo. Infatti questo è un periodo molto impegnativo, e mancano più o meno 100 giorni a Pechino, e quindi siamo sotto con gli allenamenti, ma cerco comunque sempre di essere pronta anche se i fan mi cercano. Sei sempre comunque un occhio ai fan. Sono sempre online. Cellulare. Ma e quali sono le tue sensazioni per le prossime Olimpiadi, portabandiera a parte? Beh, quello è sicuramente un valore aggiunto, però comunque ciò che conta sono le gare. Pensi di poter fare bene? Che sensazioni hai? Io sono molto fiduciosa, perché ho lavorato bene in questi 4 anni, e soprattutto nell'ultimo anno sto bene mentalmente, fisicamente, sono seguita da uno staff eccellente, ho una grande squadra che ogni anno mi spinge ad andare sempre più forte, e quindi io sono molto fiduciosa. Questa dimensione del Covid, il fatto di aver fermato magari un po' gli allenamenti, o il fatto che non ci sia il pubblico, cambia qualcosa il tuo percepito, o sei talmente carica che comunque dici vai a determinare? L'obiettivo alla fine è quello, e il resto sì, è un contorno importante, che però è un contorno, quindi si può fare a meno, quindi anche del pubblico mi dispiace, perché comunque l'appoggio della mia famiglia per me è fondamentale, però loro mi appoggiano anche se non li vedo fisicamente lì. Li avrai attraverso Instagram. Esatto, Perfetto, un grande in bocca al lupo, e Credi. Ti ringrazio. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao.